come sta? Ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice, sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. Ed eccoci qui. Incredibile. Finalmente al video sulla Royal Rumble 2023. Andiamo da sus. Ed eccoci qui. Con il mio grande naso. E oggi Mano non c'è. Per forza. Perché Mano deve lavorare anche nel backstage. Incredibile. Quindi salutiamo Mano che sta nel backstage. Insomma, sta, mi aiuti. Eccomi qua. Eccoci qua, incredibile. Salutiamo il cameraman carichissimo con il suo piede che va meglio. Ed eccoci qui a finalmente a parlare del tema del wrestling. Scusate, subito, primo taglio incredibile del video perché abbiamo acceso le luci. Perché non si vede un cazzo, vero sus? Non si vede un cazzo. Ecco, bravo sus. Allora, dicevamo, oggi finalmente, incredibile, pazzesco, incredibile, in questo decimo episodio di 4 chiacchiere in padella, parleremo della Royal Rumble 2023, cercando di essere un pochino più in anticipo del solito, perché c'è stata sabato. E in questo video lo stiamo registrando lunedì, credo. E lo metteremo forse tra giovedì e venerdì. Incredibile, vero sus? Mamma mia. Che professionalità! Pazzeschi, incredibile. E poi che volevamo dire? È uscito il video di Guglielmo e Benito, una pura fagotta episodio 2 su Pokémon, incredibile, che speriamo è andato bene, noi non lo sappiamo perché il video è uscito oggi e noi non stiamo registrando adesso. E quindi non lo sappiamo, mannaggia, però sus, mannaggia. Ecco. E poi niente, siamo arrivati a 8 iscritti, incredibile, pazzesco, siamo super felici. Instagram sta andando a casa, seguiteci su Instagram, link in descrizione. E niente, direi di cominciare a parlare dell'evento della Royal Rumble. Allora, l'evento della Royal Rumble... Sus! Che cazzo? Che cosa ci fai tu qui, donna? La vostra befana italiana è venuta a trovarmi! Sus, cosa ne pensi di questa invasione nello stage? Adesso prendo i chiodi... No, sus... Che vuoi, stronzo? No! Che vuoi, befana? Parla, donna! È arrivato ormai fine mese e dovete venire a firmare il contratto per l'incontro. Dobbiamo firmare il contratto, su, anzi devo firmare. Perché dobbiamo firmare un contratto per l'incontro? Io già metto in paio il mio titolo da godo champ. Mamma mia. Il godo sta aumentando e io sono una befana molto brava. Ci vediamo dopo. Fate il vostro video, coglioni! E poi venite a firmare il video. Off dei coglioni tu, befana! È sparito. Si è teletrasportata via quella maledetta. Sus, cosa ne pensi? È arrivato il momento, lo scontro è imminente. E io sono preoccupato. Questa ci invade pure negli stage, questa donna cattiva. Io ho paura. No, Sus, stai tranquilla. Adesso registreremo il nostro video incredibile. E poi andremo a firmare il contratto dell'incontro incredibile. Quindi ci sarà pure quel grassone maledetto di Babbo Natale. Vedrai Babbo Natale, eh? Adesso ci firmiamo il nostro incontro incredibile. Il tempo è ora del nostro incontro incredibile. E vedrai che ti combino. Quindi state connessi, followers. Niente, prepariamo il PDF e ci vediamo tra poco. Wow. E eccoci qui, incredibile, sempre con i nostri appunti che un giorno speriamo di migliorare, perché insomma non si può vedere che insomma sto PDF mentre noi parliamo. Comunque, parliamo un attimo dell'evento della Royal Rumble 2020. Risus, stai tranquillo, adesso concentrati nel video e non pensare a quella maledetta anziana, vero? Però io sono preoccupato. Mannaggia, Sus, è preoccupato. Cosa posso fare per, mannaggia, per far tornare Sus in sé? Ah, ho un'idea, adesso non ci penso. Su, se sei o non sei il Lud Champion! Sì, insomma, sono il Lud Champion, però sono preoccupato perché non mi fido di quegli infami. Hanno in mente qualcosa altro che contratto, glielo metterei nel... Su, se ti prego, calmati, concentrati, dai, pensa a qualcosa che ti piace. La gnagna... ovvio. Vabbè, dai, adesso tiro su di morale, Sus. Che ha vinto la Royal Rumble femminile? L'ha vinta Rea! Step on me, mamma mia, Rea! Ecco, Sus è tornato in sé. Meglio, Sus, che hai pensato a Rea? Molto meglio, adesso sono carico come non mai. Mi gira anche il vasetto. Perfetto, ora che Sus è tornato posso raccontarvi un attimo dell'evento della Royal Rumble e poi andiamo nel dettaglio incredibile. Allora, partiamo 3-2-1, Allora, l'evento è stato incredibile, questo 2023 partendo con un evento a bombazza, come direbbe Brumotti. Salutiamo Brumotti, vero Sus? Spaccini. Ecco, bravo Sus. E che è successo? Incredibile. L'evento ha avuto 5 incontri incredibili. L'evento è partito con il ritorno di
Pat McAfee al commentary. Siamo contenti, però è molto bravo. Perché oltre a essere un grande commentary, è anche un abile wrestler. L'abbiamo visto contro il suo incontro con Adam Cole e contro Baron Corbin. Quindi, insomma, vabbè, Adam Cole è un wrestler, Baron Corbin, insomma, ci siamo capiti. E che è successo? Inizia l'evento con la Royal Rumble maschile. Damn! Veramente una delle migliori Royal Rumble degli ultimi anni, viva Dio, perché l'anno scorso faceva cagare, eppure l'anno prima faceva abbastanza cagare. Insomma, sono abbastanza tanti anni che la Royal Rumble non aveva un incontro incredibile. Mamma mia, e siamo partiti con Gunther e Sheamus, e Gunther è stato l'Iron Man della Royal Rumble. Esatto, poi questo lo diremo quando andiamo a vedere nei dettagli incredibili. Comunque, Cody Rhodes ha vinto la Royal Rumble 2023, era scontato, è entrato al numero 30 e ha sconfitto tutti quanti. Royal Rumble molto buono. Dicevamo, Royal Rumble molto molto buono, ci sono stati finalmente un sacco di atleti giovani, un sacco di fresh new star, poche da NXT, molte più da NXT per quanto riguarda la Royal Rumble femminile, però ripeto, nel dettaglio ne parleremo tra poco quando vi facciamo vedere proprio tutti i numeri. Comunque Gunther, insomma, mio padre, mamma mia, cioè Gunther assurdo, arriva fino alla fine, ha fatto pure un mini incontro con Cody alla fine, cioè pazzesco, che cazzo vuoi di più della vita. Quindi Royal Rumble maschile e GG per noi assolutamente incredibile incontro. Poi ci sono stati due match che, insomma, è brutto dire che sono stati, diciamo, il toilet break, però diciamo che hanno fatto un po' tristezza, ecco, rispetto alla Royal Rumble. Ma il pubblico era anche stanco e poi era curioso di capire dove era Sammy e tutta la Bloodline che sono sostenuti per il finale. Paraguri. Vabbè, ne parleremo tra poco di questa cosa. Comunque, il secondo incontro incredibile è stato la Knight contro Bray Wyatt in un come cazzo si chiama? In un pitch black match, che era un incontro mai fatto. E che cazzo sarebbe un pitch black match? Praticamente un match con i Neon, circa, vero? I Neon. Esatto. Praticamente sia Bray aveva tutta questa pittura incredibile, la Knight aveva questi shorts incredibili a neon gialli incredibili, e il match è durato un cazzo, è stato un match abbastanza inutile, e l'unico spot dell'incontro, appunto, loro due che cascano su un tavolo incredibile, con tutti i Neon, tutti i slime incredibili. E niente, Bray ha vinto, siamo contenti per Bray, e niente, match abbastanza, mi ci spiace per la Knight, perché la Knight è un gran talker e un gran wrestler, però diciamo che tifavamo Bray, ovviamente, insomma, e niente, poi che è successo dopo l'incontro? E dopo l'incontro hanno combattuto un po' fuori, sono arrivati in un punto incredibile, e lì Anco Laudi ha fatto un botch incredibile. È vero, Anco Laudi ha provato a fare un incredibile, bocciando incredibile, perché la Knight tipo era qua e lui è cascato qua, è esploso tutto e non si è capito un cazzo. Probabilmente a WrestleMania avremo Bray Wyatt contro Uncle Howdy, che dovrebbe essere Bo Dallas che lo interpreta, giusto camera, metti in editing. E poi si sono visti tutti i pupazzetti dall'alto che salutavano. Sus, cosa ne pensi di questo abuso di personaggi non godovers? Bray, comincia a pagare i diritti, Oh, non è che tu ti crei personaggi, quelli mica vengono dal godovers. Quindi Bray, stai attento. Succhia. Ecco, bravo Sus. Con tutti quelli che ti salutavano. Ma mettere il vostro caro scheletro. E Sus, o venite Guglielmo con quei brutti cosi. Off dei coglioni, come ti permetti, maledetto. Poi, incredibile, c'è stata Bianca Belair contro Alexa Bliss. Madonna che monnezza. 7 minuti e un match del cazzo. Lo possiamo dire, questo ci ha deluso incredibile. Noi Bianca ci piace da morire. Alexa, noi l'adoravamo quando aveva la gimmick della Goddess, che era cattiva, vero Sus? Mamma mia. Era incredibile quando faceva la villain incredibile. L'unica cosa simpatica di questo match è quando è finito. C'è questo trailer incredibile che fa vedere che praticamente Alexa entrerà a far parte della crew di Bray Wyatt e quindi tornerà a essere una specie di Harley Quinn dei poveri, vero Sus? Però quando era Harley Quinn, mamma mia, lecco tutto. L'ho fermato al volo. Sus, basta dire lecco tutto. Insomma, ma mo dobbiamo parlare della Royal Rumble femminile. Mamma mia, le leccherei tutte. E vabbè, ragazzi, sapete che Sus è così, è gli UD champion. Comunque, Royal Rumble femminile e ha vinto Rea. E io letteralmente, ecco. Insomma, che sta facendo? Sto aspettando che Rea mi steppa. Ah, ok, vabbè. Poi dite che sono io, Vabbè, ragazzi, sapete che Rea Ripley è la waifu definitiva, vero Sus? Mamma mia, quelle cosce. Damn! Ah, è vero, non ho fatto damn in questo video. Damn! Proprio slap quelle cosce, mamma mia. Ricordate, annotatevi questa cosa, come fa l'Aragosta e lo sticker dell'Aragosta annoto. Ricordate, un giorno il vostro scheletro, e vabbè, su, è un po' complicato. Vabbè, col cuore ci sarò anche io. Intervisterò Rea Ripley, mamma mia. Io e Rea Ripley nello stesso frame, mamma mia. Ricordate le parole del vostro scheletro. E Rea Ripley accarezzerà la mia lucida testa e io
non dirò altro, ve lo so. Siamo zitti che è meglio. Comunque, Royal Rumble femminile, vabbè, rispetto a quella dell'anno scorso non è stata male neanche questa. Un sacco di bocce incredibili, resa fatta male, gli è uscito pure il sangue dal naso. E ci sono stati dei ritorni abbastanza sus, tipo Nia Jax? Cioè, direi che non ce ne fregava un cazzo, è poco. È tornata la lady dei bocce e degli injure. Cioè, che tre match che fa, quattro ragazzi in fortuna. E diciamo che non siamo stati molto... Però siamo stati felici per Rhea, tra l'altro, super felici. Ora ne parliamo. E poi l'incontro finale. Roman Reigns contro Kevin Owens. Match un buon match, ma diciamo la parte più figa è successa dopo. E il post-match assurdo. Assurdo. Letteralmente hanno distrutto il povero Kevin Owens. E poi al momento della sediata finale... Vada su me sta. Al momento della sediata finale, Sam ha detto no. No, non gliela do la sediata. E da un colpo a Roman, alle spalle. E poi lo ammazzano tutti, cioè lo proprio distruggono. Con il buon Jey Uso, non mi ricordavo il nome, scusate, che se ne va. Quindi probabilmente questo angle è stato incredibile, è stato speciale, che è stato finito un evento della WWE con una cosa così epica, con un pay per view con questa maniera molto forte, strong, damn. L'immagine finale del pay per view è stato Kevin Owens distrutto, Sami distrutto, Roman Reigns che è diventato il villain definitivo e Jey Uso che se n'è andato. E vedremo che succede, quindi split per la Bloodline, The Rock. Ecco, The Rock non c'era. Su cosa ne pensi di The Rock? Di The Rock che non è venuto. Penso che The Rock ha ancora paura di sua maestà. Lo sapete che nel Godverse The Rock e sua maestà avevano una faida. Esatto. Nel Godverse, ve l'avevo detto nei primi video, io e The Rock ci dovevamo affrontare incredibile e poi è successo quello che è successo, ne siamo finiti qui e non ci ricordiamo neanche come, ci ricordiamo un'esplosione, mannaggia. Quindi palesemente The Rock di questo universo ha avuto paura e non si è fatto vedere, perché sa che io parlo della Royal Rumble, ha detto The Rock. E niente, The Rock non è venuto. E niente, però per il resto ora ne parleremo più nel dettaglio, incredibile. Però assurdo, match incredibile. E niente, ora parleremo della Royal Rumble più nel dettaglio. Scusa Sus, ma devo volare. Che devo fare? Oggi manco c'è mano che mi fa compagnia. Eccoci qua, abbiamo messo tutti i numeri incredibili, così almeno possiamo raccontare qualcosa di extra. Abbiamo detto number one Gunter. E vabbè, Gunter l'abbiamo detto, è rimasto fino alla fine. Nuovo record, perché prima era direi Mysterio, quindi tanta roba. Sheamus, vabbè, insomma, è entrato. Pure lui Sheamus è durato tanto tempo. E siamo contenti. Vabbè, poi The Miz, vabbè, è stato inutile. Coffee ha fatto un botch incredibile. Coffee, vero Sus? E ha riprovato a fare lo spot della sedia e ha fallito. Mannaggia. Poi incredibile, c'è stato Johnny Gargano, Xavier Woods, Karrion Kross. Ecco, parliamo un attimo di Karrion Kross. Perché state distruggendo la carriera di questo povero uomo? Ha perso contro Rey Mysterio a SmackDown, è stato eliminato come un coglione. Cioè, ormai Karrion Kross è andato, vero Sus? Mi sa che è andato. Cioè, ripigliate Karrion, siamo con te, circa. Poi, incredibile, Chad Gable, vabbè, insomma, non ha fatto un cazzo. Drew McIntyre, vabbè, ha fatto degli spot incredibili con Sheamus. Santos Escobar, incredibile, mio padre, vero Sus? Sì, ci ricorda un pochino il nostro amico che stava nel Godwards, che parlava molto spagnolos. È vero, molto suadentes. E quindi salutiamo Godwards, anche se non te ne connesso con noi. Poi incredibile, è entrato Angelo Dawkins. Vabbè, insomma, Street Profits, salutiamoli. Brock Lesnar, incredibile, che ha eliminato tutti. E poi è arrivato Bobby, che ha eliminato Brock. Però adesso c'è una cosa molto sus, perché dicono che a WrestleMania ci sarà Gunter contro Brock. Però probabilmente faranno Bobby contro Brock. Però hanno fatto vedere che loro due potrebbero fare un incontro incredibile. Poi Baron Corbin, vabbè, non conta un cazzo. Seth Rollins, incredibile, che è entrato, ha fatto un sacco di cose. È stato poi eliminato da Logan Paul, e ne parleremo tra poco di quest'uomo incredibile. Vabbè, Otis non ha fatto un cazzo. Rey Mysterio, letteralmente, vedi, unable to compete. Cioè, non è entrato. Cioè, perché l'ha picchiato suo figlio Dominic Mysterio, che noi lo invidiamo tantissimo, Rosus. Dominic, noi ti pistiamo, maledetto, tu stai vicino a Rea e noi no. Succhia! Vero Sus, mamma mia, Dominic Mysterio, mamma mia, non ti fa vedere che ti distruggo, ma che tu stai con Rea e noi no, mannaggia te. Poi è tornato Elias. Ottima risposta, ragazzi. Poi Finn Balor per tutto il gruppo The Judgment. E poi è tornato Booker fucking T, che ha fatto lo spinaruli. E poi niente, è stato eliminato. Vabbè, insomma, spot legend come al solito. Poi Damian Priest, incredibile. Poi è ritornato Edge, che ha eliminato tutto a Judgment Day. E poi hanno fatto un po' di brawl outside, incredibile. E finalmente Beth Phoenix è tornata physical e ha fatto una spear sulla nostra povera Rhea. E quindi faranno un match probabilmente a Elimination Chamber. Insomma, le solite cose. Poi Austin Theory, incredibile.
Omos, che ha fatto tre mosse e poi è stato eliminato da Braun Strowman, poi Ricochet, Logan Paul, che hanno fatto quello spot incredibile volante. Poi Logan Paul è arrivato tra gli ultimi quattro, questa cosa è assurda per quanto ci riguarda. Cosa ne pensi giusto di Logan Paul? È un argomento un po' strano, vabbè, non ci sta molto simpatico, ecco. Vabbè, Logan Paul non è il massimo della simpatia, però comunque a noi Logan Paul non ci sta molto simpatico, che cazzo dobbiamo fare? Non ci fa impazzire come persona. E niente, l'ha eliminato Cody con una soddisfazione incredibile, e poi Cody ha eliminato Gunther e ha vinto lui. Bene. Ora passiamo a quella femminile. Wow, puttate due cose. Questi li avevamo presi durante, mentre vedevamo l'evento incredibile. E dove avevano, c'era un leak che voleva fare Logan, che diceva che ci sarebbe stata per WrestleMania Logan Paul contro John Cena. Io prego il Dio che non facciano questo incontro. Beh, vedere John Cena perdere contro Logan Paul, insomma, è veramente un dito in culo. Scusate, però, insomma. Insomma, quindi speriamo il Dio che non fanno quell'incontro. E poi non c'è stato il ritorno né di The Rock, che pensavamo entrasse nella Rumble, né di Randy Orton, che è ancora in giro, AJ Styles e Matt Riddle, che insomma... niente. Passiamo a quella femminile. Eccoci quella femminile. Ci sono stati un sacco di NXT, vedete, due NXT. Allora, Rhea, che è arrivata numero primo, quindi record Royal Rumble anche per lei, come Gunther, però lei l'ha vinta la Royal Rumble, siamo contenti. Liv Morgan, incredibile, che è arrivata seconda, cioè è arrivata alla fine, brava Morgan, siamo contenti. E poi Dana Brooke, vabbè, gli vogliamo bene. Emma, vabbè, povera Emma. Shayna Baszler, che ha fatto tre mosse e poi non ha fatto niente. Bayley, ecco, Bayley ha fatto tanta roba. Bayley e le sue due amiche incredibili hanno fatto casino nella Royal Rumble. Fin quando ne è arrivata Becky, poi hanno eliminato Becky e probabilmente a WrestleMania avremo Becky contro Bayley. Vabbè, insomma, se lo fa. Poi incredibile, B-Fab. Ecco, B-Fab ci preoccupa, vero Sus? Eh sì, perché quella non sa palesemente fa wrestling, cioè, scusate, però ha dato dei calci che ci ha ricordato Lana, che, cioè, stai attenta che fai male alla gente. Sì, è fatto, B-Fab non è che ci... diciamo, abbiamo un po' paura. Poi è arrivata Roxanne Perez, NXT Champion, incredibile, brava ragazza. Dakota Kai, vabbè, io Sky l'abbiamo detto. È tornata Natalia. Ecco, appunto, non frega un cazzo a nessuno. Candice LeRae, poi c'entra da lei. Zoe Stark, che è tanta roba. Qui, tra l'altro, c'era un leak che diceva che Zoe Stark ha preso il posto della nostra amatissima Nikita Lyon. Mamma mia, Nikita Lyon, anche perché sei injure pure lei, vero Sus? Ho capito, Oh, ma quelle che ci piacciono a noi si fanno tutte male, mannaggia. Poi Xia Li, che è entrata con questo cosplay di un guerriero cinese. Insomma, va bene, ok. Poi Becky l'abbiamo detta. Tegan Nox, vabbè, l'abbiamo detto. Ah, oh, Asuka. È tornata Asuka, mia madre, con Kana, la sua nuova personalità incredibile, che probabilmente siamo contenti per Asuka. Poi Piper Nevin è tornata. Finalmente ha droppato la gimmick di Dolltrop, che era una merda. Tamina, Tamina non era anche inutile. Chelsea Green ha debuttato ed è durata 5 fottutissimi secondi. Brava WWE. Così si fa con una wrestler che torna, si fa a fare una figura di merda nella Royal Rumble, vero Sus? Ringraziamo Dio che non c'era il marito, altrimenti pure lui faceva una figura di merda. Ecco, bravo Sus. Poi Zelina Vega, che ragazzi, madonna mia, Zelina Vega, che fa questi cosplay incredibili di Street Fighter, pazzesco, incredibile. Poi Raquel Rodriguez, tanta roba, però noi la vorremmo che insomma diventasse cattiva, perché era molto meglio. Poi Mia Yim, Lacey Evans, cioè, mamma mia, Lacey Evans, basta Lacey Evans, vero Sus? Cioè, veramente, basta fare il repackaging di gimmick per lei, alla gente non piace... Cioè, non piace come wrestler, ma come donna, mio Dio, è veramente una bella donna. Michelle McCool, incredibile, che ha fatto delle cose. Indy Hartwell from NXT. Sonya, Shotzi, Nikki. E poi il ritorno di Nia Jax, che l'ha pure bocciato. E l'hanno eliminata tutti. Siamo contenti, perché insomma, Nia, non ci possiamo credere. Noi speravamo in Mandy Rose, ma purtroppo Mandy niente. E Nia, non ce l'aspettavamo Nia Jax. E che devi fare? Volevamo Mandy, ma ormai Mandy è andata. Guadagna molto di più adesso che può finalmente far vedere le sue grandissime doti. A nudo, letteralmente, però mamma mia, e niente Trish, niente Lita, niente altre poche leggende, un sacco di ragazze fresche, nuove, e niente, tutto qua. E niente, che dobbiamo dirvi, ragazzi? Royal Rumble ci è piaciuto molto come pay per view. Speriamo che anche Elimination Chamber sia un buon pay per view, e poi per WrestleMania, chi lo sa. E niente, mi sa, vero Sus? E beh, niente, abbiamo finito, mi sa. È vero, prossima settimana ci dovrebbe essere il pay per view di NXT, però non so se facciamo, non so se faremo un video pure su NXT Vengeance. Vediamo, non lo so, forse ne facciamo quello e ci mischiamo un'altra cosa, perché altrimenti il video viene troppo breve. Vabbè, e quindi vedremo cosa fare. E niente, noi dobbiamo andare a firmare questo contratto per il mio incontro incredibile, sperando che non succeda niente, quindi niente, dobbiamo andare. Il vostro schedo vi saluta, Sus vi saluta e ciao a tutti. Cameraman saluta.
E niente, speriamo dal vostro Godo Champion, dal vostro Luis Champion Sus, che solo noi possiamo parlare di wrestling veramente, perché siamo dei campioni veri. Vi salutiamo e speriamo che questo video vi sia piaciuto. Niente, quindi ci vediamo al prossimo video e quello che succederà col contract. E probabilmente questo è l'ultimo video che vedrete prima dell'incontro incredibile, perché ora noi dobbiamo andare a firmare il contratto e poi noi dopodomani abbiamo il vostro schedule a fare l'incontro incredibile. Quindi ci vediamo dopo l'incontro incredibile a livello cronologico incredibile. Sus, mamma mia, insomma, sta a vincere la succhia. Ecco, quindi taglio incredibile e ci vediamo con il vostro scheletro che rimarrà campione.